Una buona serata, buon lunedì e ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale che, come di consueto, apriamo con i numeri dell'emergenza Covid nella nostra regione. Sono numeri comunque positivi perché sono 725 i nuovi casi accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Per la prima volta dallo scorso 29 dicembre il dato torna al di sotto delle 1000 unità. 368 casi sono stati identificati attraverso test antigenico rapido, il tasso di positività è pari al 10,25%, si registrano due decessi recenti e il bilancio delle vittime sale a 2.883. Prosegue la graduale diminuzione dei ricoveri che passano dai 522 di ieri ai 517 di oggi, seppur a fronte di un lieve incremento delle terapie intensive. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 6 mesi e 100 anni. 1.071 in più sono i guariti. Vediamo le variazioni provincia per provincia. 149 in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, 216 in più in provincia di Chieti rispetto a ieri, 190 casi in provincia di Pescara, 160 in provincia di Teramo, 7 di persone che risiedono fuori regione, mentre per due sono in corso verifiche sulla provenienza. E alla luce dell'aggiornamento odierno, il tasso di occupazione dei posti letto in Abruzzo è al 14% per le terapie intensive e al 36% per l'area non critica, a fronte di soglie di zona arancione rispettivamente del 20 e del 30. Continua a scendere l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti, che torna sotto quota 1000, arriva a 964. Il totale dei nuovi casi emersi nell'ultima settimana è di 12.351. La variazione rispetto ai 7 giorni precedenti è pari al meno 26,82%. In calo su base settimanale anche i ricoveri, quelli in area medica scendono del 3,5%, quelli in terapia intensiva addirittura del 26%. A livello territoriale, 3 province su 4 hanno ora un'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti inferiore a 1.000. In testa c'è il Chietino con 1.001, seguita dall'Aquilano con 980, dal Teramano con 950 e infine la migliore in questo caso è il Pescarese, la provincia di Pescara, con un'incidenza pari a 827. E Regione Abruzzo ha deliberato un nuovo accordo di programma per l'edilizia sanitaria di 320 milioni di euro destinati alla costruzione di 3 nuovi ospedali, Avezzano, Lanciano e Vasto, e della centrale operativa ed eliporto del 118 dell'Aquila. L'accordo ora passerà al vaglio del Ministero della Sanità, dove il precedente, presentato nel 2018, era stato rinviato. Contiamo, dice l'assessore regionale Verì, di chiudere e terminare i lavori entro il 2027. Ascoltiamo le parole del governatore Marsilio e appunto dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Che finalmente si passa dalle chiacchiere ai fatti, grazie all'assessore Nicoletta Verì, al nostro dipartimento che ha lavorato duramente in questi anni, in questi mesi nonostante il Covid, e alle ASL competenti. Abbiamo finalmente dei progetti veri per gli ospedali di Lanciano, di Vasto e di Avezzano, con i quali andare presto a gara. Approviamo oggi l'aggiornamento dell'accordo di programma che porteremo presto al Ministero e rispetto al quale potremo quindi attingere ai fondi del cosiddetto articolo 20 dell'edilizia sanitaria pubblica e entro pochi mesi procedere all'indizione delle gare di appalto per avere ospedali nuovi, altrettanto faremo poi con altri nosocomi. Questa è solo una prima parte del lavoro fatto, avremo quindi ospedali nuovi pagati con i fondi pubblici, una sanità all'altezza dei tempi, è quello che l'Abruzzo meritava già da molti anni e che noi stiamo realizzando. Senta, i fondi e i tempi di investimento? I fondi sono garantiti dallo Stato, sono oltre 300 milioni distribuiti sui 3 nosocomi e i tempi di investimento appunto sono quelli che purtroppo le leggi prevedono per opere così complesse, ci saranno mesi e mesi di appalto, progettazioni definitive, esecutive e poi l'inizio dei lavori. Prevediamo però entro la fine del mandato di poter aver terminato l'istruttoria e la gara di tutte e 3
gli ospedali e speriamo, se saremo veloci e non ci saranno ricorsi o incidenti di percorso, anche l'apertura dei cantieri entro la fine del mandato e la realizzazione dei 3 nosocomi entro la prossima legislatura. Oggi la Giunta ha votato il nostro accordo di programma, importante perché andremo a riorganizzare tutte le strutture dei presidi ospedalieri di primo livello, di tutti e 3 DEA di primo livello, e questo è stato un lavoro che è portato avanti in questi mesi attraverso anche l'affiancamento del Ministero, attraverso una complementarietà della rete ospedaliera che abbiamo già stilato. Sono 3 grandi ospedali che porteranno non solo un aumento di posti letto per acuti, ma daranno quei servizi così come abbiamo studiato in base al fabbisogno del nostro territorio. Noi appena questo documento adesso è stato votato in Giunta, subito dopo lo invieremo al Ministero, il Ministero lo vaglierà attraverso il nucleo di valutazione e quindi poi andremo avanti attraverso gli accordi e quindi ci sarà la liberalizzazione di questi fondi. Potremmo iniziare nei prossimi mesi e secondo i progetti chiudere, terminare i lavori entro il 2027. Per quanto riguarda la pressione degli ospedali nella nostra regione, devo dire che sia in tutte e 4 le frasi la sanità abruzzese ha dato delle risposte adeguate, risposte che si sono basate attraverso una rimodulazione dei posti letto di terapia. Oggi i posti di letto di terapia intensiva sono occupati al limite, al meno del 20%, abbiamo un aumento, ossia siamo quasi al 30% dell'area medica e quindi però con un'assistenza adeguata. Scende costantemente la curva dei casi positivi e quindi tutto fa aspettare, fa presagire di poter rientrare nella normalità nel più breve tempo possibile. Adesso parliamo di politica perché si avvicinano le amministrative nel comune dell'Aquila, nel capoluogo della nostra regione, e allora c'è l'ufficializzazione da parte di Stefania Pezzopane della candidatura a primo cittadino del capoluogo d'Abruzzo. Come leggete nel post, io ci sono, mi candido, il mio grande amore per l'Aquila, nel giorno di San Valentino vi dico sì e ringrazio. Ora si parte, scrive Stefania Pezzopane, amo l'Aquila, la voglio più forte e accogliente, partecipata e competitiva. In questi giorni mi avete inondata di affettuose e incoraggianti sollecitazioni per dare la mia definitiva disponibilità alla candidatura a sindaca dell'Aquila. Io ringrazio tutti e tutte e con affetto per ogni telefonata e messaggio. Vi assicuro, io ci sono, scorriamo in basso fino alla fine del messaggio, la battaglia elettorale, dice Stefania Pezzopane, sarà carica di emozioni, di progettualità, di proposte, di sorrisi. I miei nemici sono i problemi delle aquilane e degli aquilani, poi avrò degli avversari, ma ci sarà tempo e modo per affrontarli. Ora si parte insieme, siamo la coalizione democratica e progressista. E adesso parliamo di cronaca, maxi sequestro della Guardia di Finanza di Pescara che ha messo i sigilli a beni per 3,5 milioni di euro. Al centro delle indagini una famiglia di imprenditori. I genitori depauperavano la società di cui erano amministratori a vantaggio di quella del figlio e della nuora. Giuseppe Dintino. Sottraevano illecitamente risorse finanziarie alla società di cui sono amministratori, ma i soci di minoranza dell'azienda hanno deciso di allertare la Guardia di Finanza, la quale, coordinata dalla Procura di Pescara, ha sequestrato beni per 3 milioni e mezzo di euro. Sotto accusa una famiglia del pescarese, moglie e marito, alla guida di un'importante società che produce e vende macchinari per la pulizia di superfici, dirottavano le risorse verso altre imprese collaterali, tra cui quella del figlio e della moglie di quest'ultimo. Dalla querela dei soci di minoranza, che lamentavano la mala gestio, è scaturita l'operazione Super Clean, ovvero Super Pulito, in riferimento all'attività dell'azienda, ma anche all'abitudine di riciclare il denaro. Un nucleo familiare e imprenditoriale, si legge nel comunicato diffuso dalle forze dell'ordine, dedito alla sistematica commissione di frodi fiscali, reati societari, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita. E le indagini che abbiamo svolto hanno dimostrato tutto questo e ci hanno permesso di disarticolare questo sodalizio criminale che attraverso la falsa fatturazione, il più classico degli strumenti fraudolenti, ha permesso di depauperare questa società
per arricchire indebitamente i responsabili di questi comportamenti che sono stati denunciati. Il trasferimento di denaro da una società all'altra avveniva tramite fatture false. Emesse da una società di proprietà proprio degli amministratori sotto accusa, le fatture attestavano l'esecuzione di operazioni del tutto inesistenti. Le risorse poi venivano impiegate per acquistare beni di lusso e per pagare dei viaggi, permettendo ai coniugi, si legge ancora nel comunicato, di condurre una vita da nababbi. E abbiamo proceduto, su disposizione del GIP del Tribunale di Pescara, ad un maxi sequestro. Abbiamo sottratto ai responsabili ben 3 milioni e mezzo di patrimonio illecitamente accumulato. Sequestrati conti correnti, ma anche appartamenti, orologi di marca e auto di lusso. Si tratta del tesoretto più cospicuo recuperato dalla Polizia Economico-Finanziaria da quando il colonnello Caputo, circa 4 mesi fa, ha assunto il comando della Guardia di Finanza della provincia di Pescara. Dopo un iter durato più di 2 mesi, il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato il bilancio comunale 2020-2024. Si chiude così, nel migliore dei modi, un lungo iter di confronto e dibattito politico in aula. Il commento del primo cittadino Carlo Masci. Dure le opposizioni che parlano di pezza a colori immessa dalla maggioranza dopo la richiesta della Corte dei Conti. Stefano Recanati. Con 21 voti favorevoli e 8 contrari è stato approvato il bilancio 2022-2024 del Comune di Pescara e la sua immediata esecutività. Si chiude così un lungo iter di confronto e dibattito politico in aula, cominciato nel dicembre scorso e condizionato nelle ultime settimane dalla Corte dei Conti, che aveva rilevato diverse criticità a cui l'amministrazione ha dovuto rimediare trovando 700.000 euro in poco tempo. Il sindaco Carlo Masci, nell'immediatezza del voto consigliare, ha voluto rimarcare che la maggior parte dei comuni d'Italia non ha ancora iniziato la discussione sul bilancio. L'obiettivo comune prosegue, resta quello di far crescere Pescara. Per questo abbiamo tenuto sempre la porta aperta all'opposizione, per dare un contributo fattivo e non strumentale alla logica di contrapposizione politica. La pandemia ha messo in ginocchio tante famiglie, tanti comuni, e dobbiamo cercare di ripartire, lo vogliamo fare in uno spirito di concordia. Certo, l'opposizione utilizza ancora questi toni un po' duri, che forse fanno parte del secolo scorso, del millennio scorso. Oramai dobbiamo guardare avanti, abbiamo un unico obiettivo, quello di utilizzare le risorse del PNRR entro il 2026, quindi dobbiamo fare investimenti importanti per le città, dobbiamo organizzare soprattutto queste attività, e lo vogliamo fare ascoltando tutti, perché questo deve fare un sindaco, questo deve fare una maggioranza. Gli 8 voti contrari arrivano dai banchi dell'opposizione. Per i rappresentanti delle minoranze, il bilancio ha subito dei tagli enormi al sociale, al verde, al lavoro e alla sanità, figli delle richieste dei revisori dei conti. E oltre agli aspetti finanziari, l'aspetto puramente poi politico, cioè per la prima volta nella storia del Comune di Pescara tutti gli emendamenti delle minoranze sono stati tagliati attraverso un escamotage finto tecnico, e quindi proprio il fatto di far arrivare in discussione questo emendamento finto tecnico, che andando a toccare tutta una serie di capitoli di bilancio, ha provocato la caduta di tutti gli altri emendamenti. Continueremo nonostante tutto a proporre azioni di governo, interventi da finanziare, come abbiamo sempre fatto in questi 2 anni e mezzo, in cui però purtroppo ci siamo sempre trovati la porta sbattuta sulla faccia. Andiamo a Chieti adesso, dove all'indomani della richiesta di un consiglio comunale straordinario da parte dell'opposizione, il sindaco promette chiarezza e si dice disposto a qualsiasi tipo di confronto per fare luce sulla situazione finanziaria del comune. Selenia Secondi. Chiarezza e un consiglio comunale circa la situazione finanziaria del comune di Chieti sono state chieste nei giorni scorsi dall'opposizione a Chieti. Si parla dei conti in rosso, e tra i debiti c'è anche quello con l'ex gestore della Nettezza Urbana. Ogni debito ha una sua storia. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni debito va analizzato dagli uffici, va opposto nel momento in cui ci sono delle irregolarità nelle richieste, dopodiché rispetto a una sentenza amministrativa si paga quel debito. Si assolve a quel debito. Oggi la società dei rifiuti chiede 4 milioni di euro, si va a vedere da dove viene questo debito. La capacità di riscossione della TIA dei servizi purtroppo si è dimostrata fallimentare, perché fino a poco tempo fa con un unico agente di riscossione, con le procedure cavillose del recupero credito, è chiaro che i crediti si accumulano milioni e milioni di euro nel corso degli anni. Accantonamenti
non sufficienti a coprire determinate spese e soprattutto un'incapacità riscossoria di tanti servizi che già avevamo evidenziato negli anni precedenti. Nonostante tutto, la maggioranza ha deciso di andare avanti con questo piano di riequilibrio che allora io definii senza fondamenta, e quello che avevamo descritto è venuto fuori. Cioè, quello che mi sorprende è che il sindaco si dica basito, e quello che mi sorprende è che a seconda dei dirigenti esistono o meno delle transazioni, esistano o meno dei numeri che cambiano a seconda naturalmente delle situazioni. La Corte dei Conti si è espressa negativamente sulla conduzione finanziaria in anni del 2015, 2016 e 2017 in cui io ero all'opposizione, quindi non capisco assolutamente questa richiesta da parte dell'opposizione, che allora era maggioranza, di fare consigli straordinari, interrogazioni, accessi agli atti. Veramente siamo a un film dei paradossi. I prezzi dei beni di consumo a gennaio hanno subito un incremento notevole. Secondo Assoutenti, ogni famiglia spenderà 1.480 euro in più all'anno. Rifondazione Comunista, ieri in piazza Pescara, chiede provvedimenti urgenti. L'aumento delle bollette non deriva dall'ecologia, ma dalla liberalizzazione e privatizzazione del settore energetico. Il caro bollette colpisce ogni aspetto della vita quotidiana dei cittadini, dagli alimentari alle piante, e con il livello attuale dei prezzi si profila una stangata da 38,5 miliardi di euro per le famiglie italiane. Lo rivela un report realizzato da Assoutenti, che sulla base dei dati Istat relativi all'inflazione di gennaio ha calcolato le ripercussioni per le tasche delle famiglie dei rincari che stanno investendo in questi giorni i listini al dettaglio. Secondo il report, a gennaio il costo del pane ha subito un incremento di circa il 4%, la pasta costa anche il 10% in più, mentre il prezzo della verdura è salito di oltre il 13%. Ogni famiglia spenderà 1.480 euro in più all'anno. Ieri Rifondazione Comunista è scesa in piazza, nel centro di Pescara, per chiedere di calmierare i prezzi dei beni di prima necessità e di adeguare salari e pensioni all'aumento del costo della vita. Mentre le cittadine e i cittadini subiscono questi aumenti delle bollette, dell'energia, del gas, della luce, c'è chi sta facendo profitti enormi sulla speculazione. Noi come Rifondazione Comunista siamo stati l'unico partito a opporci negli anni 90 a queste riforme neoliberiste, e diciamo oggi che il governo deve intervenire non mettendo miliardi che vengono sempre dalle tasse dei cittadini, ma con provvedimenti autoritari di blocco dell'aumento delle bollette, come hanno fatto con leggi la Francia e la Spagna. Andiamo a Teramo adesso, dove l'amministrazione comunale inizia da oggi una serie di incontri con le istituzioni e le associazioni del territorio per definire insieme i grandi progetti urbanistici finanziati dal PNRR e dalla ricostruzione che trasformeranno la città capoluogo. Annunciata anche la realizzazione di nuovi impianti per rifiuti a Carapollo, che dovrebbe portare ad un risparmio in bolletta per i contribuenti. Tania Bonnici Castelli. Una cabina progettuale costituita da tutte le associazioni del territorio e dagli attori istituzionali per trasformare urbanisticamente Teramo capoluogo e dare alla città una sua vocazione culturale. L'amministrazione comunale inizia da oggi una serie di incontri partecipati per condividere con la cittadinanza i grandi progetti, sia intangibili sia di recupero urbanistico, che avverranno grazie ai finanziamenti del PNRR e della ricostruzione. Teatro Romano, Mercato Coperto, Conservatorio Braga, ex manicomio, parco fluviale, eliminazione della centrale elettrica della Cona, arretramento della stazione ferroviaria. E poi ci sono i 160 progetti arrivati sul canale Ideate, come Linfa Creativa, che si agganciano agli obiettivi futuri pensati per Teramo. Ideate che cosa è stato? Ideate è stato un momento bellissimo di coinvolgimento della città,
e di tutti i rappresentanti del territorio, le istituzioni del territorio. Abbiamo messo insieme idee, progetti, pronti per far creare una visione, una vocazione condivisa per Teramo e soprattutto un'idea di sviluppo sostenibile per la città, sapendo che ci dobbiamo muovere tutti insieme. Oggi abbiamo messo con un gruppo di lavoro insieme tutti questi progetti, dandogli una visione strategica e condivisa, ma noi abbiamo un obiettivo che non è quello di recuperare delle mura o recuperare dei luoghi, ma dare una vocazione, dare contenuto agli spazi e far sì che Teramo Città Capoluogo si caratterizzi per città della cultura, della sostenibilità e dello sviluppo attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le istituzioni del territorio. Tra i principali progetti di sviluppo economico pensati per Teramo in materia di transizione ecologica c'è la creazione di nuovi impianti per rifiuti a Carapollo che saranno realizzati dalla Team, oggi società in house del Comune. Un investimento che dovrebbe produrre guadagno e quindi risparmio per le tasche dei contribuenti. Ecco, grazie al PNRR, Team che cosa realizzerà di veramente importante per questa città? Noi abbiamo bisogno per la quotidianità di una raccolta più specifica e per questo abbiamo fatto richiesta per l'implementazione della raccolta puntuale, mentre per la programmazione futura abbiamo una serie di investimenti, cioè cercare di creare a Carapollo una vera cittadina dell'igiene. Abbiamo ricevuto il nulla osta da parte della Regione per poter presentare la richiesta dei finanziamenti per l'impianto del biodigestore. Il nostro progetto è valido, per cui nel momento in cui non sarà riconosciuto come progetto valido per il PNRR avrà comunque un canale preferenziale per altre iniziative regionali. Sulla lettera della Regione che blocca il PRG di Atessa, il senatore Luciano D'Alfonso definisce impossibile che un ufficio pubblico si costituisca contro la crescita di una città e promette di chiedere un accertamento. Una lettera senza valenza giuridica, quella inviata dalla Regione, che di fatto blocca il piano regolatore di Atessa, tuona il senatore D'Alfonso. Non è possibile, aggiunge, che un ufficio pubblico della Regione che ha per mandato statutario l'aiuto della vita dei comuni si sostituisca e si costituisca contro la vita dei comuni. La legge, secondo D'Alfonso, è chiara. Quando ci sono situazioni di conflitto di interesse non è possibile che il Consiglio Comunale proceda nell'attività adottiva degli strumenti urbanistici, ma lo deve fare il commissario ad acta. Chi sostiene il contrario in una lettera irrituale e illegittima sbaglia. Per entrare nel merito, l'anomalia è che la Regione si costituisce contro i comuni di fatto con questa posizione nei confronti della variante del PRG. La Regione per statuto ha il mandato di aiutare i comuni, i corpi intermedi, e aiuta i comuni dialogando sul piano istituzionale con attività tipica, delibere, atti ufficiali, esaltazione della ragione, della precauzione che per esempio è scritta nella delibera del Consiglio Comunale di Atessa, la quale afferma la realtà di Atessa. Poiché siamo 15 consiglieri comunali su 17 in conflitto di interessi, la legge ci obbliga a richiedere il commissario ad acta e anziché favorire questo che la legge prescrive, si organizza l'ostacolo. Allora io voglio capire che cos'è successo. Sono stati raggirati questi due funzionari che si chiamano De Iulis e La Flacco e il suo capo dipartimento che si chiama Pescara? O sono stati raggirati o hanno vissuto un tale malessere che hanno firmato questa lettera come per dire così mi libero. Certo non è una lettera che è frutto di automatismo, di genuina elaborazione. Lei ha parlato di pressioni. Beh, io ho parlato di una condizione confusionale derivante o da una vicenda amorosa che li ha storditi o da una vicenda danarosa che voglio escludere e di una gravità inaudita, ed è per questo che io mi rivolgo direttamente anche ai funzionari oltre che alla politica. Se hanno bisogno di un avvocato per recuperare la loro autonomia, sono pronto a fornire io l'avvocatura gratuita. Si svolgerà domani in tutto il mondo la giornata contro il cancro infantile. A Pescara è l'AGBE che dal 2000 si opera per offrire assistenza ai bambini che soffrono di malattie oncoematologiche a promuovere questa giornata che si svolgerà in contemporanea con la settimana dedicata alla donazione di sangue e piastrine.
Il 15 febbraio si celebra la giornata mondiale contro il cancro infantile, un modo per promuovere temi e sfide per una malattia con un impatto devastante sulla società. Nonostante i progressi compiuti dalla ricerca, il cancro infantile continua ad essere la principale causa di morte correlata ad una malattia non trasmissibile nei bambini dopo il primo anno di vita. Dei circa 400.000 casi diagnosticati, la maggior parte vive in paesi a basso e medio reddito. Qui solo il 30% dei bambini sopravvive rispetto all'80% dei paesi ad alto reddito. Per questo l'OMS ha istituito questa giornata, che verrà sensibilizzata dalla FIAGOP, che rappresenta le comunità delle associazioni dei genitori e dei bambini oncoematologici. Tra queste l'AGBE, che domani per l'occasione metterà a dimora un albero di melograno, simbolo di energia vitale. I dati parlano chiaro, ogni anno si ammalano 1.400 bambini e 800 adolescenti, quindi ho detto tutto, insomma c'è da fare, c'è da rimboccarsi le maniche, siamo qui tutti i giorni sul pezzo cercando di dare una mano a chi ha bisogno. Dal 15 al 22 dona una sacca di sangue, quindi per chi volesse donare, lì al nostro centro trasfusionale a disposizione, perché il nostro reparto ha bisogno di sangue, sapete benissimo che le malattie oncoematologiche si abbassano le piastrine e i globuli bianchi, per cui abbiamo bisogno di sangue. A breve partirà anche questo nuovo progetto, questa nuova palazzina, per ospitare sempre più famiglie bisognose. Io lo dico, non posso dare una data precisa, però conto a breve di inaugurare la nuova casa alloggio con altri 5 appartamenti a disposizione delle famiglie bisognose. Quanto è difficile comunque tutti i giorni lavorare in questo modo, con la pandemia soprattutto, che ha messo un limite ai rapporti interpersonali. Guardi, questi sono stati 2 anni terribili per tutti, lo sappiamo, però devo essere sincera, le persone ci seguono, le persone che ci vogliono bene ci seguono, noi siamo un'associazione formata da famiglie che si vogliono bene, che fanno solidarietà, che si aiutano a vicenda e tutto lì, insomma devo essere sincero, devo ringraziare tutto il popolo pescarese e abruzzese per il grande aiuto e la solidarietà. La Villa Comunale di Teramo si trasforma inaugurando nuovi giochi per bambini, ma soprattutto con l'installazione di una grande biblioteca all'aperto. Chiunque potrà prendere liberamente in prestito un libro da leggere nel giardino pubblico o riportarlo a casa per poi restituirlo. Il nuovo spazio culturale sarà curato dai guardiani della villa, gli alunni delle 5 classi primarie nominati sul posto dal sindaco Gian Guido D'Alberto. Nuovi giochi per bambini alla Villa Comunale di Teramo, ma anche cultura. L'amministrazione comunale, in collaborazione con la Biblioteca Regionale Delfico, ha infatti creato uno spazio verde speciale tra gli alberi del grande giardino che affaccia su Piazza Garibaldi. Si tratta di una biblioteca all'aperto, da cui prendere in prestito liberamente un libro, leggerlo seduti sull'erba o riportarlo a casa e poi restituirlo una volta terminato. Un luogo libero, dove grazie alla lettura poter scoprire vivere storie sorprendenti. Ma chi curerà questo spazio? Nessuna paura, ci sono loro, i guardiani della villa, gli alunni di 5 classi delle scuole primarie e dell'infanzia, nominati custodi della biblioteca open dal sindaco Gian Guido D'Alberto. Una giornata bellissima, bellissima perché è la giornata della condivisione, dello scambio. Come abbiamo detto prima, ogni libro è un dono che reciprocamente poi i nostri bambini, i nostri ragazzi fanno a loro stessi. Noi abbiamo il dovere come istituzioni di creare le condizioni perché questi momenti di scambio, soprattutto in questo momento, siano vissuti nelle migliori condizioni, in uno spazio che è meraviglioso, nel cuore della nostra città. Abbiamo nominato guardiani della villa, appunto i ragazzi stessi. I bambini, il nostro futuro che preserva, che ha il dovere di custodire e preservare le bellezze della nostra città e lanciare a tutti, come solo loro sanno fare, un messaggio di educazione civica, educazione ambientale, di valore della bellezza che oggi stiamo celebrando qui nel cuore della nostra città con l'inaugurazione della biblioteca aperta, libera e di questo nuovo parco giochi, ma soprattutto di uno spazio che viene recuperato per ciascuno di loro. Orgoglioso
plauso dell'iniziativa l'assessore comunale al verde Valdo Di Bonaventura, che ha tenuto a sottolineare quanto bella sia la villa comunale di Teramo, una casa che appartiene a tutti i teramani, ma soprattutto ai bambini. Abbiamo pensato di coniugare il gioco con la cultura e quindi abbiamo immaginato e poi abbiamo installato questa bellissima libreria. Dobbiamo ripartire da loro per creare anche una cultura diciamo ambientale importante, perché oggi troppo spesso si abbandonano i rifiuti, non si hanno rispetto dei luoghi e dell'ambiente. E adesso parliamo di sport e calcio di Serie C. Alle 21 il big match del Mapei Stadium, città del tricolore di Reggio Emilia, tra Reggiana e Pescara. Per le due squadre in palio punti pesantissimi. In caso di vittoria, l'imbattuta reggiana tornerebbe in vetta alla classifica in coabitazione con il Modena. In caso di successo invece del Pescara, i biancazzurri aggancerebbero al terzo posto Virtus Entella e Cesena. In Emilia, Gaetano Auteri non ha portato gli infortunati Memusciai e Delle Monache, né Ingrosso e Chiarella, che stanno recuperando dai rispettivi acciacchi. In difesa, il giovane Veroli potrebbe ritrovare la titolarità al posto di Iannes, trio di difesa che sarà completato da Gerardi e Drudi. In mediana, Auteri dovrà decidere se rischiare o meno Pompetti, che in settimana è stato frenato da un affaticamento muscolare. In caso di panchina, spazio alla coppia Pontisso-Derisio. In attacco torna dal primo minuto Franco Ferrari, 12 reti in campionato per lui, pronto a lanciare la sfida, la super coppia del gol della Reggiana formata da Zamparo e Lanini, i quali insieme hanno realizzato 23 gol. L'allenatore degli emiliani Aimodiana non disporrà dello squalificato Rozzo in difesa e di Rossi e dell'infortunato Cautz. In difesa rientra Cremonesi, mentre in mediana Sciaudone agirà da interno con Cigarini e Radrezza. Direzione di gara affidata a Gualtieri di Asti. E sempre in Serie C, la vittoria di Viterbo consegna al Teramo una posizione molto diversa in classifica rispetto a un paio di settimane fa. Note positive arrivano dalla zona mediana del campo e dalla capacità della squadra di lavorare su più sistemi di gioco indifferentemente. Il successo di Viterbo avvicina numericamente e moralmente il Teramo verso una salvezza che dopo i rovesci di fine 2021 e il capitombolo di Imola sembravano quasi utopia. Io penso che poi l'analisi che abbiamo fatto dopo Imola, questo, insomma, il gruppo ha dimostrato di aver capito quello. È sembrata una gara spartiacque, Imola un po' come era stato Montevarchi. Sì, penso anch'io, perché eravamo partiti molto forti a Pesaro, poi ogni tanto ho la sensazione che come cambio un attimo l'idea di strategire, quindi che non chiedo la grande aggressione in avanti, tendiamo ad avere un atteggiamento più passivo e ci snaturiamo un po'. I tre punti e la sensazione di andarsi a giocare mercoledì sera con la Pistoiese, quelli che a tutti gli effetti potrebbero essere punti determinanti per una permanenza tranquilla. È chiaro che in sfida, come sfida a salvezza, è una partita estremamente importantissima, perché vincendo metteremmo, insomma, un bel mattoncino sul nostro obiettivo, quindi è una gara, una finale, come ti ho detto prima, da non sbagliare in primis nell'atteggiamento, dando continuità a quello che stiamo facendo ultimamente. Le note positive: esordio di Jacoponi, 45 minuti positivi, seppur non troppo sollecitato dalla Viterbese, e un centrocampo che oltre ad un Rossetti in crescendo rispetto alle ultime apparizioni ha ritrovato anche la vena realizzativa. Poi, come a Pesaro, se De Grazia va in gol, di solito arriva anche i tre punti. No, è andata bene, dai, perché mi sono fatto trovare pronto, poi anche è andata bene l'azione perché mi sono inserito, mi ricordavo un po' il gol di San Benedetto che avevo fatto 3 anni fa, quindi sono felice per me, ma soprattutto per la squadra e per aver portato a casa i 3 punti che erano fondamentali per come si era messa la partita, quindi un'ottima gara, dai. La Pistoiese non è un vero e proprio match ball, ma ci si avvicina. Il Teramo incassa ancora dietro, ma ha imparato a fare male davanti e ha soluzioni per cambiare pelle, come a Rocchi, quando è passato senza troppi patemi dal 4-3 al 3-4-3 per chiudere 3-5-2 senza che alcun interprete ne abbia risentito minimamente. Sintomo che il lavoro sui sistemi di gioco c'è stato e i giocatori lo hanno ormai compreso appieno. Negli arancioni non ci sarà l'ex Pinzauti, out per squalifica, ma la Pistoiese è squadra rinnovata per buona parte. Un nuovo DS e un nuovo allenatore.
La gara di andata dimostrò che il Teramo aveva le carte in regola per fare bene anche in trasferta. Sensazione poi non confermata, se non con il Pontedera e poi nel 2022 con due squilli, quelli che adesso sembrano valere un pass migliore delle pretendenti per la permanenza in Serie C. Il TG6 termina qui, io vi ricordo però a partire dalle 20:30 l'appuntamento con l'Abruzzo del Pallone, con Andrea Costantini e con il nostro Paolo Renzetti dal Mapei Stadium Città del Tricolore per raccontarvi tutte le emozioni del posticipo del girone B di Serie C tra Reggiana e Pescara che parte alle ore 21. Ovviamente le immagini, le interviste, il post gara e tutta la partita da seguire insieme a partire dalle 20:30. Invece il TG6 torna con l'edizione della notte a partire dalle 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.